due pietre d'inciampo per non dimenticare, dedicate ai cugini Antonio e Simone Agoni, vittime del nazifascismo, sono state inaugurate a Schilpario. L'amministrazione comunale le ha volute collocare sul marciapiede vicino al ponte del Consiglio. Lo scoprimento al termine di una cerimonia che ha visto intervenire anche i ragazzi delle scuole. Sono stati loro a raccontare la storia dei cugini Agoni grazie al lavoro di ricerca portato avanti con gli insegnanti e l'aiuto di Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Le pietre d'inciampo hanno caricato ancor più di significato una giornata che Schilpario ha dedicato alla memoria, come ha ricordato l'assessore Gianmario Bendotti. Abbiamo appena lasciato i fondi di Schilpario, dove si è commemorato il 77° anniversario della strage in cui persero tragicamente la vita 12 nostri concittadini. Ed eccoci riuniti in contrada a Grumello, in prossimità dello storico ponte del Consiglio. E ancora per parlare, per ricordare, per onorare l'esemplare e tragica fine di due giovanissimi cugini schilpariesi, Simone e Antonio Agoni, nati e cresciuti nelle case qui a noi vicine, per poi andare a trovare la morte in modo orribile e disumano, il primo il 25 febbraio del 1945 nell'inferno della miniera di Cala e il secondo nel campo di Paderborn il 12 aprile del 1945, nei giorni dell'avanzata alleata che portava a liberare l'intera Ruhr. La disperazione vissuta dalle famiglie Agoni venne ulteriormente esasperata dal fatto che anche Mario, fratello di Simone e cugino di Antonio, trovavasi nello stesso periodo prigioniero in Germania. Fortunatamente Mario riuscirà a sopravvivere, a fare ritorno al suo paese, a Schilpario, e a ricostruirsi una vita. Le storie vissute e patite da Simone e Antonio hanno portato l'amministrazione comunale di Schilpario ad aderire all'internazionalità del progetto delle pietre d'inciampo, ormai divenuto il più grande monumento diffuso d'Europa, nell'assoluta convinzione che tramandare la memoria, inciampare nelle storie degli uomini sia il modo più efficace e vero per rendere loro onore e riconoscenza. Di tutto ce ne parlerà la dottoressa Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, amica di Schilpario e della sua gente, che infinitamente ringrazio anche per il minuzioso lavoro svolto su un così complesso argomento storico con i docenti e gli alunni delle nostre scuole, lavori e ricerche che tra poco ci verranno presentati. Un ultimo pensiero per altri due nostri concittadini che vissero la stessa brutale esperienza di Simone e Antonio. Parlo di Giacomo Bonomi di Barzesto, deceduto a Brandis il 22 marzo del 1944, e di Vincenzo Lisetto Mai, deceduto a Paderborn il 6 ottobre del 1944. La curiosità è quella che in questo campo di Paderborn persero la vita Agoni Antonio e questo signore Mai Vincenzo. Anche per inciampare nel loro sacrificio, il comune di Schilpario ha già deciso per il prossimo anno il posizionamento di due pietre, una a Barzesto e una in via Torri. Vi ringrazio e do la parola alla dottoressa Ruffini. Grazie Gianmario, grazie a tutte e a tutti voi che siete qui, a partire dagli alunni e dalle alunne, dai loro insegnanti, dalle famiglie che insieme siamo qui vicino a questo ponte. Vorrei soltanto fare una piccola nota a piè di pagina a tutto quello che è stato detto su, che ci ha portato qui e che ci porta oggi a porre queste pietre. Al monumento dei caduti dicevamo che Schilpario è un paese di memoria, e allora mi piacerebbe con voi cercare di capire cosa significa fare memoria, perché
la posa di queste pietre ci ha portato veramente a entrare nel vivo di che cosa significa fare memoria per una collettività. Noi storici accompagniamo nel fare memoria, ma ci mettiamo a lato, perché la memoria si costruisce insieme, attraverso una comunità che insieme ha voglia di decidere il passato da ricordare. E noi sappiamo, come amici di Schilpario, ma come bergamaschi, che da Schilpario dobbiamo imparare, perché proprio su, ai fondi, abbiamo capito che la memoria non è mai uguale a se stessa, non è una lapide messa e poi dimenticata, ma è qualcosa che ci accompagna nella vita. Provateci a pensare, fare memoria innanzitutto vuol dire prendersi cura dei luoghi che abitiamo, sapere il loro valore, sapere cosa significa questo ponte per Schilpario, dove si prendevano le decisioni, il ponte del Buon Consiglio, ma pensare anche al prato, là, degli agoni, che Simone sognava di ritornare a falciare insieme a Mario per far arrabbiare la sua sorella Ninì. Fare memoria vuol dire provare a dialogare tra generazioni, a mettersi a passare il testimone, ed è per questo che oggi non sono io a raccontarvi le storie di Antonio e Simone, ma saranno loro. Grazie anche ai materiali raccolti attraverso le famiglie che ci hanno dato le loro cose, i materiali raccolti da anni da Angelo, che ha scavato nelle famiglie. Tutti noi abbiamo sentito la forza del saluto di Angelo là, ai fondi, alle famiglie, perché la storia non si costruisce senza i passaggi di testimone, senza quell'amicizia tra chi ha fatto la storia e chi la racconta e chi la custodisce. E sono dei passaggi che creano dei legami, e creare legami tra generazioni vuol dire, del forse l'ultimo significato e più forte del fare memoria, vuol dire costruire una comunità capace di ascoltare. Lo sappiamo, la storia, la memoria non insegnano a essere cittadini più buoni. Ripetiamo gli errori, lo vediamo oggi accendendo il telegiornale, ripetiamo gli errori dei padri, delle madri, insomma la storia non è, credo, non si può dare mai più che certe volte diciamo i 25 aprile o i 27 gennaio, insomma sono delle speranze, non certo delle constatazioni. Però fare memoria e imparare a raccontare la storia a proprio nome rende una comunità più forte, perché più capace di immaginare, di imparare a portare l'esperienza vissuta, di ascoltare gli altri. Rende probabilmente una comunità molto più accogliente, perché curiosa della storia degli altri e capace di intrecciare esperienze, culture diverse per immaginare un futuro in cui è la vita a vincere, non la violenza e la guerra, ma la vita che ti fa amare i tuoi luoghi, coloro che vivono con te, pensare di costruire per chi arriverà. Arriverà perché nasce, perché arriva, arriverà. Ecco, forse proprio per questo voi siete sicuramente una città di memoria, un paese di memoria, come dicevate prima, e io mi sono sentita veramente accolta come persona che è venuta qui e con voi ha provato a studiare e imparare delle storie. Adesso, quindi, sono molto emozionata, vi dico la verità e non lo nascondo, lascio la parola ai ragazzi e alle ragazze delle scuole che ci racconteranno la storia di Simone e Antonio. La mia emozione nasce proprio dal fatto di aver visto questi ragazzi e queste ragazze, i loro insegnanti, prendersi quella storia e imparare a dirla con le loro parole, con l'attenzione. Vedrete come sono i testi che vi leggono, li hanno scritti loro e rimarranno sempre dentro a loro in qualche modo queste storie di persone che non sono della loro famiglia, ma sono di questa comunità. Imparare a pensare che le storie di famiglia diventano storie di comunità grazie allo sforzo di prendersele dentro di sé e portarle nel futuro. Passo la parola a Sofia, che ci prova a spiegare innanzitutto cos'è il progetto delle pietre d'inciampo. Oggi siamo qui riuniti in località Grumello,
il ricordo di Simone e Antonio Agoni, due giovani che sono stati vittime del nazifascismo ed hanno perso la loro vita a causa delle atrocità della guerra. Per tenere vivo il loro ricordo di questi ragazzi, la comunità di Schilpario ha deciso di porre due pietre d'inciampo per fare in modo che chiunque, anche in una semplice passeggiata, possa ricordarli. Noi studenti di elementari e medie, invece, grazie all'incontro con la dottoressa Ruffini, abbiamo scoperto la storia di questi ragazzi, che avevano soltanto pochi anni in più di noi, quando sono stati chiamati al fronte. E proprio qui sono morti, insieme ai loro progetti e alle loro speranze. In classe abbiamo riflettuto sul fatto di essere stati davvero fortunati ad essere nati qualche decennio dopo, e quindi in un periodo di pace in Italia. Le pietre d'inciampo sono state ideate dall'artista contemporaneo Gunther Demming, che aderisce alla corrente artistica che lavora sull'idea di memoria collettiva. Queste pietre sono dei sanpietrini ricoperti da una lastra di ottone, e ad oggi sono più di 70.000 poste in tutta Europa e costituiscono un antimonumento diffuso contro il suo antifascismo, che crea una rete di memoria per riaffermare l'identità delle singole vite. È una sfida anche per noi, perché ci conduce a guardare, a riflettere e a non dimenticare. Ora proveremo a raccontare le storie di Antonio e Simone Agoni. Il 23 aprile 1924 nacque Antonio Agoni, figlio di Alberto Agoni e Maddalena Mai, cresciuto in una famiglia di boscaioli e minatori. Antonio viveva proprio qui, in località Grumello. Aveva due cugini, Simone e Mario. Nel 1941 Mario compì 18 anni e fu chiamato alle armi come soldato della Seconda Guerra Mondiale nel 5 Reggimento degli Alpini di Edolo, e l'anno successivo anche Antonio divenne maggiorenne e dovette arruolarsi nell'esercito. Quando però, l'8 settembre 1943, l'Italia firmò l'armistizio con gli alleati, con l'intenzione di rientrare successivamente in guerra contro la Germania, le truppe naziste occuparono il territorio italiano e deportarono 650.000 soldati e militari italiani in campi di concentramento, dove venivano trattati come schiavi e dovevano sgomberare le macerie dalle città bombardate, rischiando la vita ogni giorno. Per tutti questi militari, i nazisti crearono una nuova categoria di prigionieri, gli internati militari italiani, a cui venne chiesto se preferissero tornare in guerra per aiutare la Germania o se volessero restare nei campi di concentramento. E circa il 90% di essi disse no alla guerra nazista, scegliendo la prigionia. Tra di loro vi erano anche i nostri scalvini Antonio e Mario. Mario tornò a casa, mentre Antonio morì a Paderborn il 12 aprile 1945. Una giovane vita spezzata troppo presto, che è doveroso ricordare. Il 4 luglio 1925 nasce invece Simone Agoni, in una famiglia di boscaioli e minatori. Era il più piccolo della famiglia, e mentre il fratello Mario e il cugino Antonio erano stati chiamati in guerra, lui lavorava in miniera e stava aspettando di essere chiamato alle armi. Nell'aprile 1944 i tedeschi erano venuti a Schilpari a compiere un rastrellamento, catturando minatori specializzati che avrebbero avuto il compito di costruire a Cala una galleria dove nascondere e proteggere i missili V2 e gli aerei dell'industria bellica tedesca, perché nel loro paese c'erano continui bombardamenti. Simone, non volendo andare in guerra, si aggrega a questo gruppo e diventa uno schiavo del nazismo, sperando così di sopravvivere e tornare presto a casa. Chi non avrebbe fatto il suo stesso ragionamento? Purtroppo però Simone si ammalò di tubercolosi e inoltre cadde in depressione perché aveva nostalgia di casa. Come dargli torto? Anche noi oggi, pensando alla sua esperienza, siamo certi che non saremmo riusciti a sopravvivere lontani dal nostro paese, dalle nostre famiglie e in condizioni di vita di quel genere. Simone morì il 25 febbraio del 1945 nell'infermeria del campo all'età di 20 anni. Anche lui avrebbe avuto il diritto di vivere la sua giovinezza con spensieratezza e serenità, come noi giovani d'oggi, ma purtroppo non gli fu concesso e noi oggi non possiamo far altro che essere grati di vivere fino ad ora in un tempo di pace. Ora vi leggeremo una lettera che Simone Agoni ha scritto e inviato alla sorella, mentre si trovava a Cala nel 1944 al servizio dei nazifascisti. Cara sorella, oggi ho ricevuto la tua lettera e sento che mi scrivi che non avete ancora di incominciare il fieno e vedevi di incominciare con la nostra compagnia di me e di Mario. Ma cosa vuoi? Bisogna portare pazienza e non perdere il coraggio, che presto ritorneremo a farci compagnia e a farti arrabbiare un po'.
Ricevi i miei più sinceri saluti e auguri e baci dal tuo fratello Simone. È un arrivederci questo. Ciao, ciao, ciao.